Qui il colore adesso sarà asciutto e probabilmente ci dovremo rimettere. Prima pallina. Questo pennello ha cominciato a fare i capricci, non si tiene più in forma. Colore più scuro. Va bene il pennello. Siderpoli. Ci sono pennelli che quando li cominciate ad adoperare tendono a perdere forma, soprattutto perché con l'acqua tendono ad ammorbidirsi troppo e la stoffa poi deforma ancora di più col passaggio perché è ruvida, non è l'acquarello. Vedete, non riesco a convincerlo a farmi la piega. Sempre la stessa cosa, prima il rosso più chiaro, poi quello più scuro, poi la punta di marrone che adesso è imprendibile perché è tutto sporco e la dovremo rimettere. Prendiamo adesso il nostro marrone. Quando ci riuscite cercate di lasciare il cuore centrale della pallina bianca, non chiudetele tutte, perché quello è un ottimo punto luce, quantunque ci vogliate rimettere il bianco sopra, non è mai come il bianco di fondo, che fa quell'alone particolare, vedete come tipo di alone fa. Il mio pennello non collabora più. Allora, manca la puntina di blu. Ok, palline fatte. Avete notato che non uso il nero, eh? Non mi serve a niente il nero. Questo blu scuro sempre ancora più nero del nero. Punto luce, un po' di bianco. Andiamo adesso a disegnare le ultime foglie. Queste palline, essendo più in basso, avranno delle foglie posizionate in modo diverso. Vi farò questa piega qua, non va bene così.
spiga, così. Qui ci sarà, vediamo il ramito che farà questo. Comincio a prendermi anche il giallo che sta di là, perché non mi serve più per i fiori, per le bacche. Qui farò il rametto che esce in fuori, e che dà slancio alla composizione. Prendo tutto il giallo che sta di qua, mi stavo chiedendo se dare qualche ramettino qui e lì, forse non sarebbe neanche tanto male. Allora, io direi di mettere qualche rametto. Questa composizione è abbastanza rigida perché l'agrifoglio ha delle foglie molto rigide, anche gli steli, quindi qualche rametto qua e là potrebbe servire ad alleggerire la composizione. Andiamo a fare queste foglie, adesso devo riprendere un po' di colori perché la tavolozza è tutta sporca, vedete? Se non vi piace così, vi conviene cambiare piattino e ricominciare da capo. Io adesso il giallo sono costretta a mettere da quest'altra parte, perché la zona... queste foglie. Ormai dovreste essere entrati nell'idea di come vanno fatte. Alla ripetizione giova, e quindi nervatura, ombra, girante, tutto intorno alle palline.
ricordatevi come sono fatte le foglie. Un altro sta qui dentro. Nessuno vi vieta di modificare la forma di qualcosa mentre lavorate, per comodità o perché non vi piace esattamente com'è. Vi ricordo che se siete interessati ad avere i disegni di quello che realizzo in questi video, me li potete richiedere scrivendo alla mia casella di posta che lascio, il cui indirizzo lascio in descrizione. Ecco qui, ho fatto un errore, le stavo chiacchierando. Qui non c'era prevista una foglia, però ce la possiamo andare a mettere. Non è così grave, perché la foglia era questa e ci sono andata a fare l'ombra sotto, ma l'ombra non era, la foglia non c'era disegnata lì. Quindi, come vedete, quando si lavora a mano libera gli errori se ne fanno, eh? A volte escono delle cose poco simmetriche, non è così facile. È un azzardo lavorare a mano libera. Ma io ormai non so farne a meno. Per me è una faticata incredibile farlo in un altro modo. Più chiaro, lo facciamo più luminoso. Questo video finisce qui. Il resto del lavoro potrai vederlo nella prossima video lezione. Se il video ti è piaciuto, lascia un like ed iscriviti al canale.